Faccio una premessa che nessuno in casa nostra ha mai sofferto di cuore, nessuno ha mai avuto patologie, quindi mai avremmo pensato di dover affrontare una situazione di questo tipo. Allora, il 2 aprile del 2011 il nostro bimbo Luca, che aveva 9 anni, si è sentito male. Dormivo sabato mattina, l'unico giorno in cui si può dormire, e mia moglie si è svegliata perché sentiva il bambino che faceva dei rumori strani. Dicevo: "Ma tossirà". Invece lei ha intuito che non era una tosse normale. Ho sentito mentre dormivo un rantolo provenire dalla camera del bambino, e un rantolo dico perché era un verso che non avevo mai sentito. Tant'è che ho scavalcato mio marito, sono scappata nella camera del bambino perché era un periodo di forti allergie per lui e temevo stesse soffocando per un'asma, insomma. È corsa di là, mi ha chiamato perché l'ha visto in una situazione un po', insomma, non rispondeva, era incosciente, diciamo. Luca era nel letto con gli occhi spalancati, questi occhioni neri, ma ormai vitrei, sembravano quasi vitrei, nel senso non era il suo sguardo, era uno sguardo assente. E il bambino non reagiva, la chiamata non reagiva, lo scrollarlo non reagiva, e quindi la reazione immediata che mi è venuta è stata quella di prendere in braccio il bambino e metterlo per terra. Quindi istinto, ho preso il bambino, l'ho messo e devo dire che il mio ruolo di mamma è terminato, nel senso che lì io ho perso ogni tipo di ragionamento, ecco. Non sapendo cosa fare, l'abbiamo messo giù dal letto, chiamandolo, non è successo niente, l'abbiamo steso. Andrea, che è suo fratello, è corso a chiamare cioè gli ho detto, chiama i soccorsi. Lui ha chiamato, il numero lo sapeva in qualche modo, perché ha fatto il numero giusto. Andrea è stato fondamentale, devo dire che sono stati fondamentali i corsi che si praticano nella scuola elementare, perché Andrea aveva appena fatto un corso a scuola in cui si diceva che se qualcuno sta male è importante chiamare subito il 118. E infatti Andrea, quando gli abbiamo detto chiama, chiama, chiama qualcuno perché Luca sta male, chiama i soccorsi perché Luca sta male, senza che gli dicessimo chiama il 118, Andrea aveva 11 anni e ha chiamato il 118. E tra l'altro è stato molto chiaro nello spiegare che cosa avesse il fratello. Temendo che l'ambulanza potesse perdersi nel palazzo, è andato, è sceso, ha aspettato l'ambulanza all'inizio delle scale per poterlo portare nel piano giusto. Per cui devo dire che è stato fondamentale, fondamentale anche il fratello, sebbene litighino tutti i giorni adesso. E poi, non sapendo cosa fare, a un certo punto ci siamo accorti che non respirava per niente. Forse non batteva il cuore perché non l'ho sentito, forse è una coincitazione, però non lo so. C'è stato per fortuna mio marito che è stato molto più freddo e molto più razionale di me, nel senso che io ho continuato a scrollare Luca, a disperare scrollando Luca, e invece mio marito, quando Luca iniziava a cambiare colore nelle labbra, ha praticato una manovra respiratoria. Quando abbiamo visto dopo un minutino che non rispondeva, non riuscivamo a animarlo, il labbro diventava un po' viola. Allora, non sapendo cosa fare, ho fatto un massaggio, diciamo, cardiaco, come me lo ricordavo dai corsi che ho fatto alle elementari e forse anche successivamente un altro, non mi ricordo quando. Sarà servito? Sì, noi diciamo di sì, noi diciamo di sì, perché Luca dopo un minuto più o meno ha recuperato, dopo un minuto di questa respirazione ha recuperato, ha aperto gli occhi e la soddisfazione più grande è stata quando Luca era il 2 di aprile, ha aperto gli occhi e mi ha detto: "Mamma, perché piangi? Ti ho fatto un bello scherzetto, era ieri il 1° di aprile", mi ha detto, il pesce era ieri, ti ho fatto un bel pesciolino, ecco lì devo dire che siamo rinati, noi festeggiamo il 2 di aprile. Poi dopo, per fortuna, Luca si è svegliato e basta, il resto è storia medica, diciamo. Luca vive una vita normale, non ha dovuto impiantare un defibrillatore, è sotto cura con beta bloccante. Un grazie all'ospedale perché Luca è stato ricoverato 2 settimane e lui dice: "Io sono stato in albergo perché mi hanno trattato così bene", per cui non l'ha mai vissuta in modo negativo. È stata per lui un'esperienza, insomma, passata. Io le discussioni che sto facendo forte, fortemente con il mio ufficio è il fatto di far mettere un defibrillatore nell'ufficio e mi rispondono che non c'è nessuno che è stato dichiarato soggetto a rischio, come pure nella scuola abbiamo dovuto sostenere una battaglia per avere il defibrillatore. Allora, secondo me non ci sono soggetti a rischio, soggetti più a rischio, soggetti meno a rischio. Per noi è stato evidente il fatto che un bambino che non aveva nessuna patologia
apparentemente nessuna patologia, in realtà fosse un soggetto fortemente a rischio. Un messaggio è: fate un corso. Molto semplice. Potrebbe non servire mai, meglio. Potrebbe servire ancora meglio. Mi viene da dire che bisogna praticare tutti i corsi che sia possibile, perché anche quando si pensa che non servano per noi, insomma, per le proprie persone, per le persone care, in realtà, cioè, si può essere utili a tutti, perché chiunque può essere bisognoso, anche la persona in strada che sta male, se si è pronti a soccorrerla si fa un bene. Quindi facciamo i corsi e sosteniamo i corsi. Non c'è una risposta.